Registrazione avviata, Presidente. Buongiorno segretario, buongiorno colleghi. Diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Sì, Presidente. Cancilla. Buongiorno, presente. Buongiorno. Di Pisa. Orlando. Buongiorno, presente. Buongiorno. Randazzo. Inzerillo. Sì. Presente. Presenti 3 su 5, Presidente. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Volevo comunicare ai colleghi che ieri sono andato agli uffici del SUAP per parlare visto che non avevamo avuto notizie relativamente all'invito che avevamo fatto all'assessora Martorana, per chiederle informazioni e quindi per capire i motivi per i quali non avessero ancora risposto. In realtà l'assessora mi ha spiegato che l'iter è stato avviato e a quanto pare si era bloccato o è bloccato alla ragioneria per due motivazioni che sembrerebbero già quasi risolte. Quindi siamo rimasti con l'assessore che la settimana prossima ci sentiremo telefonicamente o se lei ancora prima ha qualche notizia ce la darà. Ed eventualmente, se dovessero sussistere ancora perdite di tempo o comunque i tempi si dovessero allungare ulteriormente, ovviamente, io ho detto, per noi è necessario averla ufficialmente in commissione al fine che lei, quello che lei mi sta dicendo così in maniera, tra virgolette, riservata, comunque non ufficiale, ovviamente noi abbiamo necessità di apprenderlo ufficialmente. Quindi siamo rimasti che mi farà sapere quanto prima qualcosa. Poi, per quanto riguarda invece la seduta con il vice sindaco, la seduta è stata posticipata alle 10:30 e non alle 9:30, perché il vice sindaco alle 9 aveva un appuntamento improrogabile e quindi l'ho posticipata alle 10:30. Di che giorno parliamo? Sempre Scusi. lo stesso giorno, però anziché 9:30, 10:30. Mi sembra che sia il 22, se non ricordo No, il male. 22 è stato posticipato alle 10:30. Sì, anziché alle 9:30, alle 10:30. Mamma mia, però per me è un problema. C'è pure il problema ulteriore che l'assessore invece Mantegna probabilmente non sarà presente alle 10:30. Cercherà di collegarsi il prima possibile perché aveva un impegno in un altro. Mi sembra alla procura, all'ASP, non ricordo adesso dove mi è stato detto. Quindi scusate, ricapitolando, giorno 22 alle 10:30 è sicuro? Giorno 22 alle 10:30 il vice Quindi sindaco bisogna è sicuro. rinvitare tutti quanti spostando l'orario, giusto? Perché il segretario aveva mandato invito unico. Sì, certo, e come comunichiamo a tutti? Lo sto dicendo appunto per comunicarlo a tutti. Il 22 è la settimana prossima, quindi abbiamo tutto il tempo per modificare. Vabbè. Poi credo di non avere altre comunicazioni da darvi. Io invece chiedo ovviamente a voi se avete qualche comunicazione da fare. Diversamente, inviterei il segretario a leggere i verbali delle sedute precedenti che non abbiamo ancora approvato. Che aveva detto, sì? Prego, segretario. Scusatemi, ho sbloccato solo adesso il microfono. Io Però questo volevo mio consiglio ora lo sollecitare. volete ascoltare, consigliere Orlando. Il mio consiglio di fare un bel tour da expert. Io vorrei sollecitare l'invito di audizione dell'assessora Mantegna con il ragioniere generale. Le associazioni che ci hanno chiesto l'incontro, le associazioni, quelle delle famiglie di soggetti disabili, vi ricordate? Che ci hanno chiesto già un incontro e che sono in attesa di una nuova convocazione.
Sì, ora vediamo di programmarla. Sì, per favore, perché è passato un bel po' di tempo e dovremmo dare un riscontro. Pronto? Andiamo insieme, Presidente, a fare l'acquisto. Si è sentito a posto. Sì. Vabbè, allora io procedo alla lettura del primo verbale. Sì, grazie segretario. Prego, Presidente. È il verbale 111 dell'11 giugno. L'anno 2021, il giorno 11 del mese di giugno, giusta convocazione del signor Presidente, si riunisce la quarta commissione consiliare permanente, in modalità telematica con collegamento a distanza, per l'esame dei punti posti all'ordine del giorno della convocazione precedentemente citata. Alle ore 9:30, prima convocazione, nessuno dei consiglieri comprende la commissione è presente. Alle ore 10:42, seconda convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal segretario, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti, esprimendo l'autorizzazione alla registrazione, i consiglieri Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando, Giovanni Inzerillo, presenti 4 su 5. Constatato il numero legale, il Presidente Inzerillo dichiara aperta la seduta. Il Presidente comunica alla Commissione sul mancato invito in giunta comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione sull'apertura dello svincolo del forum. Entra in conferenza il consigliere Antonio Randazzo, che consente alla registrazione e pubblicazione della riunione alle ore 10:47. Il Presidente propone di invitare in audizione l'assessore Certina Martorana per avere notizie sull'apertura dello svincolo del forum. La Commissione approva. Il Presidente invita il segretario Giovanni Orlando a leggere i verbali da porre all'approvazione della Commissione. Si dà lettura del verbale 106 del 4 giugno, letto il verbale e posto in votazione, viene approvato all'unità dei presenti. Si dà lettura del verbale 107 del 7 giugno 2021, letto e posto in votazione, viene approvato all'unità dei presenti. Il Presidente Inzerillo invita i consiglieri di proseguire l'articolazione del proponente del regolamento per l'accesso e l'uso delle aree di sgambamento cani della città di Palermo. Articolo 7. Accordi per la gestione dell'area. L'amministrazione comunale si rende disponibile, fornendo il dovuto supporto, ad attuare accordi di collaborazione con associazioni di volontariato per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree e per mezzo di apposite convenzioni. Alle ore 11:24 esce dalla riunione la consigliera Roberta Cancilla. Alle ore 11:29 esce dalla riunione il consigliere Carlo Di Pisa. Articolo 8. Apertura dell'area. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui fa parte, ovvero nell'orario indicato da apposita segnaletica all'ingresso della stessa area. Articolo 9. Sanzioni. Chiunque viola una prescrizione, divieto o obbligo previsti dal presente regolamento, che non siano già previsti da altra specifica norma di legge, e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, è soggetta ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico enti locali numero 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981 numero 689. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Corpo di Polizia Municipale. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la disposizione generale contenuta nella sezione prima e seconda del capo 1 della legge 24 novembre 81 numero 689. Articolo 10. Vigilanza ed osservanza del regolamento. Le funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 689/91, della legge 189/2004 e della legge regionale 15/2000, relativa all'ottemperanza e l'applicazione dei contenuti del presente regolamento, è affidata, nell'ambito delle rispettive competenze,
agli organi di polizia in generale e in particolare al corpo di polizia municipale, ai sensi del testo unico legge di pubblica sicurezza, a soggetti convenzionati e o incaricati dal comune a norma di legge. Il personale dell'area sanità pubblica e veterinaria dell'ASP di Palermo, che svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. In caso di violazione accertata alle norme del presente regolamento, il possessore accompagnatore potrà essere rifiutato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In caso di recidiva, quale pena accessoria potrà essere interdetto l'accesso dell'animale nelle aree di sgambamento cittadine. Articolo 11. Norme generali. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale e ai singoli regolamenti comunali. Articolo 12. Entrata in vigore. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Alle ore 11:12 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione del presente verbale in altra data. La registrazione della riunione, che è parte integrante, e via discorrendo. Presidente, se vuole può passare all'approvazione di quello del verbale 111. Presidente? Mi è caduta la linea, sono qua io. No, no, l'ho visto, consigliere, l'ho visto. Va bene. E c'è il presidente che invece è rimasto muto, San Giovanni. Luca, il microfono. Segretario, allora mettiamo in votazione il verbale appena letto. Randazzo. È assente. È di Pisa. Orlando. La consigliera Orlando ha scritto favorevole nella chat. Perfetto, Cancilla. Favorevole. Sottoscritto favorevole, il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo alla lettura del secondo verbale. Sì, presidente. Un attimino e lo becchiamo subito. Il verbale è il 112 del 14 giugno. L'anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno, giusta convocazione, signor Presidente. Tralascio tutta questa prima parte. Alle ore 9:30, prima convocazione, risponde all'appello solo la consigliera Caterina Orlando. Non essendo stato raggiunto il numero legale, si rinvia al secondo appello delle ore 10:30. Alle ore 10:30, Favorevole. il consigliere Randazzo, prendiamo atto della sua presenza. Alle ore No, scusate, non volevo dire 09:53. favorevole, volevo dire che sono presente, scusate. Sì, l'ho capito, per questo ho detto. Alle ore 09:57. Grazie, signor Colombo. Continuo allora nella lettura. 9:30, prima convocazione, risponde all'appello solo la consigliera Caterina Orlando. Non essendo stato raggiunto il numero legale, si rinvia al secondo appello delle ore 10:30. Alle ore 10:41, seconda convocazione, il presidente Giovanni Zarilla, assistito dal segretario, dispone di chiamare l'appello. Risultano presenti, esprimendo l'autorizzazione alla registrazione, i consiglieri Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando, Antonino Randazzo, Giovanni Inzerillo. Presenti 5 su 5. Constatato il numero legale, il presidente Inzerillo dichiara aperta la seduta. Comunicazione. Il presidente Giovanni Inzerillo, considerato che la commissione ha proceduto a stilare la bozza di regolamento di iniziativa di questa commissione sull'accesso e l'uso delle aree di sgambamento cani della città di Palermo, ritiene, prima di procedere all'audizione del nucleo dei vigili urbani per il benessere degli animali, gli uffici di competenza e l'assessore con delega al benessere animale, dare un'ulteriore lettura al proponendo il regolamento nella sua articolazione. La commissione prosegue i lavori in tal senso. Alle ore 11:58 il presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione del presente verbale in altra data. Presidente, se vuole, può procedere alla votazione del verbale numero 112. Mi sentite? Sì, Presidente, adesso sì. Perfetto. Passiamo alla votazione del verbale appena letto. Orlando.
Orlando? Un attimo, forse scrive perché avrà problemi di del microfono. Poco fa scrive. Ibiza. Ibiza. Favorevole. Cancilla. Favorevole. La consigliera Orlando ha scritto favorevole. Ha il sottoscritto favorevole. Il favorevole è approvato all'unanimità dei presenti. Ci sono comunicazioni da parte dei colleghi? Alto verbale c'è, presidente. Calma. Ah, c'è un altro verbale? Hanno tre verbali? Io per una comunicazione vorrei farle. Procediamo con i verbali prima, ecco. Tony. Sì, verbale, sì, certo. Prego. Verbale 114 del 16 giugno. Tralascio tutta la prima parte, il giorno 16, il mese di giugno, la prima parte è sempre uguale. Sto sbagliando, devo fare il 113 prima. Verbale 113 del 15 giugno. L'anno 2021, il giorno 15 del mese di giugno, giusta convocazione del signor Presidente, si riunisce la quarta commissione consiliare presso il cimitero di Santa Maria del Rotolo in via Papa Sergio numero 70 per effettuare un sopralluogo al cimitero e prende visione delle opere fino ad adesso effettuate. Alle ore 9.30, prima convocazione, nessuno dei consiglieri comprende la commissione è presente. Alle ore 10.40, seconda convocazione, il presidente Giovanni Zerilla, assistito dal segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Roberta Cancilla, Caterina Orlando, Antonino Randazzo e Giovanni Inzerillo, presenti 4 su 5. Constatato il numero legale, il presidente Inzerillo dichiara aperta la seduta. Il presidente Inzerillo invita i consiglieri a effettuare il sopralluogo nel cimitero per constatare se ci sono delle migliorie rispetto all'ultima visita effettuata dalla commissione. La situazione complessiva è tale e quale a quanto già visto nelle ultime visite effettuate. I viali principali sono puliti e disturbati, mentre quelli interni e più lontani sono sporchi e pieni di erbacce. I locali e le tenso strutture utilizzate per il deposito dell'esame sono stracolmi e le bare sono sporche e coperte di liquami di uccelli. Si incontra il direttore del cimitero, ragioniere Leonardo Cristofaro. La commissione fa presente al signor direttore che la situazione vista nel cimitero è tale e quale alle precedenti visite, e pur dando per scontato l'impegno profuso da tutti, all'atto pratico le bare in deposito continuano ad aumentare, i loculi fuori terra prefabbricati sono ancora accatastati lungo i viali, l'incuria verso le bare accatastate che contengono i resti mortali dei concittadini deceduti non rispettando la dignità delle persone sia morte che vive, i familiari. Il direttore ammette che nonostante gli sforzi ancora ad oggi non si riesce ad allentare la pressione sui problemi che affliggono i cimiteri cittadini. Abbandona la riunione il consigliere Antonio Randazzo alle ore 11.05. Oggi le bare in deposito sono 469 in attesa di inumazione, 423 in tumulazione, 25 in attesa di tumulazione nella zona interdetta, 58 in attesa di spurgo per procedere alla tumulazione. La commissione ringrazia il direttore congedando. Il presidente Inzerillo alle 12 dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione del presidente verbale in altra data. Presidente, il verbale 113, se vuole può procedere alla votazione. Allora, poniamo in votazione il verbale appena letto. Orlando gli diamo il tempo di scrivere. Randazzo. Favorevole. Di Pisa. Favorevole. Cancilla. Favorevole. Sottoscritto favorevole. La consigliera Orlando ha scritto, il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. Sì, l'ho visto. Il verbale è approvato all'unanimità. Prego, consigliere Randazzo. Ah, ne abbiamo ancora un altro? Sì, presidente, un attimino. Poi lo dico io quando abbiamo terminato. Ti autorizzo, segretario. Ti autorizzo. E allora, il verbale è 114 del 16 giugno. Il giorno 16 del mese di giugno, giusta convocazione al signor Presidente, con protocollo 39 e protocollo 47, si riunisce la quarta commissione consiliare presso la sede della presidenza RAP di Piazza Cairoli, per l'audizione dell'amministratore unico della RAP sulle problematiche inerenti ai servizi che l'azienda deve rendere alla città. Alle ore 9.51, prima convocazione, il presidente Giovanni Zerillo, assistito dal segretario, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Roberta Cancilla, Caterina Orlando, Antonio Randazzo e Giovanni Zerillo, presenti 4 su 5. Il consigliere Antonio Randazzo è collegato in via telematica.
Constatato il numero legale, il presidente Inzeillo dichiara aperta la seduta. Il presidente Giovanni Inzeillo ringrazia l'amministratore unico dell'azienda RAP, ingegnere Caruso, per l'ospitalità che sta offrendo e per la collaborazione che si è instaurata con la commissione. Il presidente della RAP ringrazia la commissione di aver accettato l'incontro in presenza con tutte le precauzioni che la situazione sanitaria impone e esprime il suo assenso alla registrazione e pubblicazione dell'incontro ed inizia a dare le risposte alle domande poste dalla commissione nell'incontro precedentemente tenuto. Rifiuti abbandonati illegalmente, con accordo con il comandante Vigili Urbani nella persona del suo comandante, dottor Vincenzo Messina, si è divenuto a monitorare vari punti della città, in particolare modo lungo le strade di accesso con la collocazione di circa una cinquantina di telecamere al fine di reprimere la pratica dell'abbandono dei rifiuti attraverso una repressione dell'atto incivile. Spazzamento manuale e meccanico. Quello meccanico soffre di mezzi vecchi e spesso guasti. L'azienda ha provveduto anche al noleggio di alcuni mezzi, certamente provocando salti nei turni di spazzamento. Il manuale viene effettuato tenendo conto anche del numero di operai attualmente in forza all'azienda, che continuamente viene ridotto per l'alta media di età. Transito dei 94 dipendenti della Resit a RAP. Così come richiesto dal signor Sindaco e dal Consiglio Comunale, è interesse dell'azienda poter fare transitare questa forza lavoro, ma è altrettanto interesse dell'azienda che questo venga fatto correttamente, senza provocare danni erariali alle casse della RAP. Ciò chiarito, si può affermare che nell'arco di una trentina di giorni, acquisiti ulteriori pareri dovuti, dare una risposta chiara e ultima sulla possibilità della mobilità orizzontale tra le aziende Reset e RAP. La Commissione si ritiene soddisfatta delle risposte chiare e precise del Presidente Ingegnere Caruso e preannuncia il prossimo incontro verso la metà di luglio 2021. Esce dalla riunione il Consigliere Antonio Randazzo alle ore 10.33. Si ringrazia il Presidente Caruso per l'ospitalità e alle ore 10.48 il Presidente Inzeillo dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione del Presidente Verbale in altra data. Presidente, il verbale 114, se vuole, può porlo in votazione. Dario, favorevole. Allora, poniamo il verbale in votazione. Già Randazzo si è portato avanti favorevole, Cati Orlando pure, Cancilla. Favorevole. Di Pisa. Favorevole. Sottoscritto favorevole, il verbale è approvato all'unanimità. Prego, consigliere Randazzo. Sì, grazie Presidente. Cercherò di essere concreto e rapido, sperando di trovare condivisione da parte della Commissione, ma sono certo che questo avverrà. La questione riguarda Capogallo Torre Mondello. Qualche giorno fa l'ordinanza del Sindaco che ha impedito una temporanea limitazione dei possibilità di fare lì il divieto di balneazione temporanea perché hanno trovato dei inquinanti, parametri che non andavano bene. Di ieri la notizia è che questi parametri sono rientrati, quindi l'ASP ha fatto un'analisi e questi parametri sono rientrati e quindi c'è adesso la possibilità nuovamente di poter fare lì, è stato tolto il divieto di balneazione temporaneo. Potreste dirmi va bene, quindi la situazione è risolta. Io però vorrei approfondirla come igiene e sanità, perché a me c'è qualcosa che non torna, ovvero il 17 maggio i parametri erano 4 volte fuori la norma. Io ho chiesto informazioni all'ASP, ad AMAP, 4 volte i parametri fuori la norma significa che c'è stato uno svuotamento di liquami o comunque perché alla fine parliamo di batteri che in qualche modo arrivano dall'intestino basso degli esseri umani, per intenderci, giusto per essere, essere in qualche modo puliti anche dall'espressione. C'è qualche cosa che non mi convince, ovvero cosa è accaduto il 17 maggio, ovvero cosa stava accadendo in quel periodo. Adesso per fortuna tutto è rientrato, però io vorrei cercare di approfondire con la commissione la tematica, invitando magari l'assessore Sala intanto, non so, gli uffici, per capire se è una cosa che si può ripetere, perché sicuramente c'è qualcuno che in maniera illegale
a metà maggio ha fatto questo sversamento, qualcuno o più di qualcuno, trattandosi di un parametro 4 volte fra la norma. Quindi non vorrei che ci sia qualcuno che in maniera periodica sversi il contenuto di questo tipo di contenuto in quel mare. A questo punto, per evitare che si si ripresenti, o comunque per affrontare bene la questione, io vorrei che quantomeno un passaggio in commissione per capire esattamente cosa è successo, perché se c'è qualcuno, se c'è qualche delinquente o più di qualche delinquente che utilizza il mare per allacciare scarichi fognari abusivi o per scaricare da non so che, da dove, è necessario che noi in qualche modo teniamo alta l'attenzione. Grazie. Preciso solo un ultimo aspetto. Io ovviamente ho chiesto ad AMAP, quando era uscita la notizia, se lì c'erano magari degli scarichi legati a problematiche della partecipata, una questione da risolvere. Loro mi hanno assicurato che che il comune non ha nessun scarico verso quella parte del mare, ma che tutto tramite pompa di sollevamento torna verso la via Palinuro. Quindi mi sono accertato che il comune e l'AMAP non scarichi in quella parte del mare, e quindi è evidente che c'è qualcuno che in maniera illegale lo fa. Presidente, io ho finito. Presidente Cancilla, io ho finito. Sì, consigliere Randazzo, ma dovrebbe essere il consigliere Inserillo. Vabbè, è caduto, non so. Aspettiamo un minuto. No, ha scritto che non riesce a parlare, che ha problemi di linea. Ah, quindi okay. Ha lasciato per questo. Dico sì, vabbè, io accolgo la sua richiesta. Penso che sia una questione importante valutare l'inquinamento di queste acque, diciamo anche la causa ovviamente che ha provocato questo stato di cose. Vogliamo già Vi ripeto, inquinamento che adesso è rientrato, però adesso vorrei è rientrato, capire cosa era notevole precedentemente, quindi però vorrei capire cosa è successo a maggio, cercare di comprendere che non vorrei che poi a luglio, agosto, cioè si se c'è qualcuno che in maniera se c'è qualche delinquente che in maniera ciclica sversa sul nostro mare e inquina, appunto cerchiamo di approfondire, così teniamo alta anche l'attenzione sulla questione. Quindi chi vogliamo convocare, Tony? Ma sicuramente igiene e sanità, quindi sicuramente l'assessore Sala, poi non so se vogliono portarsi gli uffici, Caratioto, ma sicuramente l'assessore Sala è il riferimento. Quindi si tratta della questione igienico-sanitaria, igiene e sanità. Gli altri colleghi vogliono aggiungere qualcosa rispetto alla richiesta del consigliere Randazzo? No, va bene, condivisibile per me questa richiesta. Vabbè, cerchiamo di capire. Caterina ha problemi con il microfono oggi. Va bene, noi per la prossima settimana, allora il 22 abbiamo già questa convocazione. Anche venerdì abbiamo già un'altra, vi ho fatto un altro invito. Quindi cosa dici, Tony? O per mercoledì 23 o per giovedì 24? Quando dite voi, per me è indifferente. Segretario, proviamo per mercoledì 23 a fare questa convocazione con l'assessore Sala e il dottore Galea Pioto. Come si chiama Galea? Perché la competenza di loro è... Vabbè. Ma secondo me è un po' anche da capire, effettivamente. Sì, questo sì, perché comunque... Consigliere Randazzo, mi scusi se mi intrometto, ma questo sversamento di liquami è venuto dal ferro di cavallo? No, non c'entra nulla il ferro di cavallo. O dal pennello a mare?
No, è fra la torre di Mondello, quindi fra l'hotel e fra Miramare Perfetto. là. Quindi è il pennello a mare. Quindi ha ragione. Ma l'AMAP sostiene che non ha nessun tipo di... L'AMAP infatti sostiene che non ha nessun tipo di problema. Lei non è il problema suo. È il pennello a quindi mare. diciamo... Quindi se è il pennello a mare, è a ragione lì che è competente. Non lo so. Io, vabbè, Io comunque ritengo, approfondiamola e perché appunto, io no. ritengo che ha ragione lei. Siccome c'è anche il dubbio, chi è che deve dare risposte? Allora Approfondiamo. noi ci chiamiamo l'igiene e sanità, il nostro quello comunale, il quale ci dirà se un problema che riguarda, che deve risolvere l'amministrazione comunale o l'amministrazione comunale deve scrivere a qualche altro ente superiore, all'ARPA, non lo so, dico io. Sì, Comunque, sono riuscita a sbloccarmi e sono d'accordo col segretario. Cioè, verifichiamo le competenze, neanche per fare, insomma, passi falsi, cioè, quantomeno falsi. l'inchiesta del consigliere Randazzo è, diciamo, giustissima, però Il bisogna... tema ovviamente è più che interessante, diciamo, è doveroso, però vediamo bene chi dobbiamo eventualmente convocare, interpellare. Ma tutto questo pensavo, non è che tipo posso fare brutta figura convocando a qualcuno che non c'entra niente. Tipo, prima verifichiamo a chi dobbiamo convocare, se lo possiamo fare, e poi li convochiamo. Anche io, questo era il mio. Io concordavo in tal senso pure. Sì, per me va benissimo. Dico, facciamo questa verifica col segretario e procediamo. Vabbè, Io contatterò il dottore dicevo sala perché Galateopo. in realtà ho Ah, letto per il di. momento non stabiliamo una data. Prima approfondiamo di chi è la Io dicevo sala competenza e perché poi ne avevo letto dei riparliamo. comunicati in cui lui intervenivo, solo per questo pensavo sala. Vabbè, Perché... dico io potremmo. Vediamo, può essere, cioè, vediamo. Va bene, dico. Tra sala e se ne occuperà il presidente e Galateotto che me ne occupo io, dico io dovremmo avere una risposta almeno per capire con chi confrontarsi o Va con bene, chi parlare, certo, giusto, consigliere? va benissimo, grazie. Va bene. Allora, verbale di oggi, rimandiamo l'approvazione a un'altra data. Sì, anche perché non lo devo scrivere, ho preso appunti soltanto. Va bene, Va segretario. bene, allora grazie, Allora, arrivederci. sono le Arrivederci. Sono le 10 10, e 10 16. e 16. Ok. Diciamo conclusa la seduta. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Buona giornata.